Il nostro Cosimo D'Ingeo. Cosimo D'Ingeo, il nostro. Mi aspetto al Palasport di Bari. No, sto scherzando. Vabbè, Cosimo, ti invito a casa mia a cantare, va bene? Vabbè, mi è morto il gatto. Ma il gatto, quindi questa è la storia di un gatto praticamente. La storia di un gattino. E dilla. E niente, è vero. Ma è morto il gatto. È morto il gatto. No, vabbè. La dedico a tutta la mia famiglia, va. Allora, scriverai una canzone anche per me, Cosimo? Sicuramente, okay. Per tutti voi che siete qui. Grazie. No, per... no che muoio, no, non mo che muoio. Speriamo che non muoio. No, e comunque tra poco uscirà un CD su tutti gli store digitali per la Sorridi Music, un'etichetta di Roma. Quindi vi invito ad acquistarlo, Paolo, se volete. Così vi ricordate della giornata di oggi. Va bene, va bene. E allora un grandissimo applauso per il nostro cantautore. Quindi sì, possiamo definirti un cantautore. Oggi mi sento più un giornalista che fa l'intervista al cantante invece di stare qui. Va bene. E allora un applauso per Cosimo con Il gattino, mi è morto il gattino. Com'è la canzone? Si chiama Il gattino di Piero. Il gattino di Piero. Io lo facciamo forte l'applauso per Piero. Grazie. Giornata di Natale. Grazie Antonio Cutragnelli. Grazie. Grazie.